dal crepuscolo delle idee di Richard Wagner. È uno dei quattro capitoli della sua famosissima tetralogia, L'anello del Nibelungo, lungo, un insieme di quattro opere. La marcia tenebre è un pezzo sinfonico che Wagner impone tra la morte di Sigfrido e il finale dell'opera ed è l'intera tetralogia. Ha lo scopo di riassumere tutta la vicenda e anticipare in perfetto stile cinematografico il tragico finale. La marcia funebre è costituita da un collage di otto melodie. Wagner costruisce il proprio singolare modello musicale utilizzando il leitmotiv, ovvero affida un motivo musicale, anche breve, quattro battute, per ciascun personaggio della saga, per ciascun oggetto o situazione particolare. Ogni qualvolta nel succedersi dei fatti scenici appare con il personaggio o nella situazione, Wagner ripresenta il motivo corrispondente in una serie continua di variazioni al tema. Thank you.
Nel precedente autore Oscar Navarro proporrà una marcia processionale dal titolo È l'angelo bianco. Questa marcia è stata composta nel 2012 ed è stata finalista del primo concorso di composizione processionale Marce Toledo con il motto Passione. Possiamo interpretare questo brano avendo come chiave di lettura il ruolo dell'angelo nella passione di Cristo. All'angelo del Testamento rivolge a Gesù la parola dicendo: